No, ok, anche di altre cose. Avendo preso il tuo DVD, ho visto i tuoi cortometraggi, insomma, Vittorio, l'unico piccolo inquadramento che faccio questa sera, poi vi lasciamo al film, come al solito, poi eventualmente facciamo due chiacchiere dopo. Eventualmente, nel senso che se loro vorranno, io spero abbiano mangiato le mele, già nel frattempo se non ce le tirano poi dopo, è un rischio, fossero stati pomodori, erano un po' più... No, infatti, non so se ti avevo avvisato di questo, ma ci sono le mele marce e le uova marce per la fine. Allora, quindi ci sei solo tu alla fine, sì, no? Sì, certo. E, niente, lui quando fece Tu devi essere il lupo, si rese conto con orrore che non basta fare un film in Italia, peraltro un film che ai festival era stato riconosciuto come un bel film premiato, come succede anche a molti altri suoi colleghi, ma bisogna in qualche modo farlo arrivare al pubblico. I vari tentativi che lui e i suoi amici e soci fecero all'epoca di trovare una distribuzione non funzionarono e si inventarono un'autodistribuzione, la Myself, che riuscì a far arrivare il film nelle sale e riuscì anche a farlo incontrare con il pubblico, un buon numero anche di persone. Quando poi, qualche anno dopo, Vittorio si è lanciato in una formula anche un po' particolare, ma molto, molto originale, molto efficace, molto cinematografica, diciamo, del documentario con Ferre di Licu e in realtà anche Radamo ha la stessa attitude, è un po' continuata questa autarchia distributiva, chiamiamola così. Lo rende un caso unico in Italia per la capacità di riuscire a curare tutta la filiera, per un regista fare un film un po' come fare un figlio, quindi di curare il proprio figlio dalla A alla Z. E doppi complimenti, tripli anzi, per essere riuscito a fare questo tipo di lavoro per tutti e tre i film. Insomma, vi assicuro, ma ve lo assicuro di più lui, che non solo è una fatica, tempo, denaro, ma insomma è veramente una grande passione. Allora, un po' lo vorrei far emergere come emblema di questa rassegna, appunto, le incredibili avventure del cinema in Italia, abbiamo chiamato così, che proseguiamo in queste quattro settimane per lo Stencil, perché Vittorio un po' incarna poi in sé appunto l'autore, il regista, il distributore, poi ovviamente con i tuoi colleghi, ma è un po' veramente la capacità del cinema prodotto in Italia, italiano, di sapersi esprimere a 360 gradi. Quindi grazie ancora di essere qui con noi oggi. E poi due parole due su Radamo. Lui sempre così mi dice, facciamo un interventino così di un minuto che non vedo tempo mai, poi si prende 6 minuti lui e poi mi dice adesso 2 così. No, volevo ringraziare l'Istituto Stencil che ho ospita a questo punto per la seconda volta e mezza il mio film e sono molto contento che voi ci siate. Io veramente ogni volta che c'è un mio film in una sala e c'è del pubblico considero questo autenticamente un miracolo. Certo di più, perché quando io ho cominciato nel 2004 tutti parlavano di una situazione durissima eccetera, da allora oggi la situazione è diventata molto peggiore, quindi oggi fare un film è una cosa clamorosamente difficile, farlo vedere è ancora molto di più. C'è un regista brasiliano che si chiama Glover Rocha che diceva: regista è colui che riesce a trovare i soldi per fare il suo film. Secondo me questa frase oggi va leggermente cambiata e forse potrebbe essere: regista è colui che riesce a far vedere il suo film, visto che è un po' più facile in un certo senso farli, poi farli bene è un altro discorso, però farli vedere è una cosa complicatissima, quindi che noi siamo qua tutti insieme a vedere un film che non vi piacerà è una cosa che mi piace molto. Io alla fine del film sarò qua, i gadget non sono finiti con le mele, perché all'uscita io vi aspetterò e vi regalerò un fotogramma del film, siccome il pubblico è l'unica cosa che ci ha tenuto in piedi per settimane a Roma, a Milano, eccetera, e speriamo anche a Firenze. Allora noi, per mostrarvi la nostra gratitudine, dico sempre noi, non perché usi il plurale maiestatis, ma perché siamo un gruppo di persone e senza di loro io non sarei qui e il nostro film non sarebbe qui,
Abbiamo preso una pellicola, l'abbiamo tagliata in pezzi e quindi vi regaleremo come souvenir un fotogramma del film. A quelli che si fermeranno al dibattito, due fotogrammi. Ci vediamo alla fine. Grazie, buona visione.